Da millenni l'uomo diventava la specie dominante su questo pianeta e nel corso di questo lungo periodo ha avuto un solo obiettivo, sopravvivere. Ma anche se abbiamo fatto un grande sforzo in questo senso, non significa che esisteremo per sempre. Di fronte alle forze della natura è spesso difficile, addirittura impossibile, vivere in eterno. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui delle persone sono riuscite a sfuggire alla morte ed è quello che stai per vedere in questo video. Ecco 10 persone che sono sopravvissute all'impossibile. Julian Kupke. Julian Kupke fu l'unica sopravvissuta allo schianto del volo 508 Lanza nel 1971. Dopo essere entrata in quelle zone di forti turbolenze, l'aereo è stato colpito in pieno volo, spezzandolo in due. Kupke è rimasta intrappolata e attaccata al suo sedile quando è caduta dall'aereo. Sopravvisse all'incidente e alla sua caduta per miracolo, ferendosi soltanto con una frattura alla clavicola, una ferita al braccio destro e un occhio nero. Parlando dello schianto, dichiarò: «Ero completamente bloccata nel mio sedile durante lo schianto. Dovevo girarmi e attutire così l'urto, altrimenti non sarei potuta sopravvivere». Dopo lo schianto nella foresta amazzonica, Kupke risalì a piedi il corso di un torrente per 10 giorni, finché capitò su una capanna di taglialegna del posto. Lì attese lì e finì per essere riportata nel mondo civile in canoa. Baia Bakari. Il 30 giugno del 2009, l'Airbus A310 della compagnia Yemenia, che trasportava peraltro Baia Bakari, un adolescente di 14 anni, si è schiantato nell'Oceano Indiano, a largo delle isole Comore. Unica sopravvissuta all'incidente, la ragazza racconta di aver trascorso molte ore in acqua ad aspettare i soccorsi, mentre sentiva numerose persone chiedere aiuto. Pescatore comoriano l'avrebbe per finire salvata all'alba. Secondo lei, delle altre vite potevano essere salvate. Il fenomeno degli aerei pattumieri, oppure di quegli apparecchi troppo vecchi che sono sempre in circolazione nelle piccole compagnie aeree come Yemenia, vennero allora puntati col dito. Marwani. Marwani fu tra le vittime di un terribile tornado che passò nella città di Suak Bidok in Indonesia. Casa sua si trovava a qualche passo dal mare durante il dramma. Uno tsunami, quando vide l'onda arrivare, prese i suoi due figli e si mise al riparo dietro la casa, sperando in quel modo di evitare la violenza dell'urto. Quando lo tsunami colpì, lo descrisse come un treno. Raccontò: «I bambini si aggrapparono alle mie spalle, ma furono costretti a mollare la presa quando sono stata colpita dalle acque e messa per terra». Marwani, suo marito e i suoi due figli maggiori sopravvissero alla catastrofe. Purtroppo i suoi due figli più piccoli non vennero mai ritrovati. Tammy Oldham Ashcraft. Nel settembre del 1983, Tammy Oldham Ashcraft e il suo fidanzato Richard Sharp furono presi in un uragano mentre facevano il viaggio tra Tahiti e San Diego. Era sotto il ponte quando sentì Richard gridare e poi fu stordita. Il giorno dopo, al suo risveglio, Tammy Oldham Ashcraft era sola e la loro barca spezzata. Riuscì a mettere insieme un palo e una vela d'emergenza, pompò l'acqua fuori dalla barca e navigò d'istinto per mettere la sua imbarcazione in sicurezza. Le ci vollero 41 giorni per sbarcare di nuovo a terra. Miracolosamente, Tammy sopravvisse cibandosi di burro di arachidi e di scatolette. I Robertson. Nel 1972 la famiglia Robertson si avvia a fare il giro del mondo in barca. Tuttavia il sogno diventa presto un incubo quando, dopo 17 mesi nel mare, delle orche forano lo scafo della loro barca, costringendo la famiglia a rifugiarsi su una scialuppa pneumatica durante 38 giorni. Dougal Robertson, sua moglie, i loro tre figli e un giovane studente che li accompagna partono così alla deriva, vulnerabili davanti alle tempeste, agli squali e senza cibo. Sopravvivono cibandosi di sangue e di carne di tartaruga e recuperando l'acqua di pioggia. Il 38esimo giorno, una nave da pesca tonniera giapponese mette finalmente fine a questo supplizio. Pun Lim. Questo giovane cinese di 25 anni era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Mentre era steward su una nave inglese che navigava a Città del Capo in Africa, la sua nave venne affondata dai nazisti nel novembre 1942. Per salvare la propria pelle, Pun Lim si buttò in mare con un giubbotto salvagente. Unico sopravvissuto all'attacco, trovò dopo due ore una scialuppa di salvataggio con a bordo acqua e qualche biscotto. Sopravvivendo soltanto con quegli alimenti, un po' di pesca, qualche uccello marino e acqua di pioggia, sarà ritrovato soltanto dopo 133 giorni da dei pescatori non lontano dal Brasile. Lorna Bailey.
Lorna era madre di 4 figli e aveva 49 anni quando è stata vittima di un attacco di cuore con il quale fu dichiarata morta dopo 45 minuti di tentativi di rianimazione. I medici hanno chiamato la sua famiglia per dirle addio, eppure, avvicinandosi a lei, il marito di Lorna le ha sussurrato all'orecchio «Lorna, torna, ti amo» e quasi subito respirò di nuovo e fu portata in terapia intensiva dove si ristabilì piano piano. I dottori hanno dichiarato che questo tipo di caso era davvero raro e inusuale. Paul Templer. Nel 1995 Paul Templer, un ex militare della Marina Britannica, è tornato al suo paese nativo, lo Zimbabwe, per diventare il proprietario di un'azienda d'escursioni fluviali. Ma un giorno, mentre portava dei clienti sul fiume di Zambezi, un ippopotamo enorme è venuto ad attaccarli e ha preso uno dei suoi apprendisti. Tentando di salvarlo, Templer è finito nella bocca della bestia feroce, è comunque riuscito a liberarsi, ma purtroppo l'apprendista è deceduto. Ferito gravemente, Templer è stato amputato del suo braccio sinistro, eppure è riuscito a riprendersi e attualmente vive negli Stati Uniti, in cui dirige la sua propria azienda di convegni e coaching. Aaron Raiston. Probabilmente conosci la storia di Aaron Raiston che ha ispirato il film 127 ore. L'ingegnere alpinista di alto livello è diventato famoso nel maggio del 2003 dopo essersi ritrovato intrappolato in fondo a un canyon per 6 giorni e 5 notti. Per tirarsi fuori dai guai dovette amputarsi il suo avambraccio destro con un coltellino, un atto al contempo terribile e coraggioso. Tuttavia, una volta liberato da quella roccia, Aaron dovette intraprendere una camminata faticosa di 5 ore mentre si sanguava. Per fortuna finì per incrociare una famiglia di turisti olandesi e per essere trasportato all'ospedale via elicottero. Katrina Burgess. Nel 2009 questa giovane ragazza di 17 anni è stata vittima di un terribile incidente stradale a causa del quale i medici hanno dovuto metterle 11 chiodi di titanio nel collo, nella schiena e nelle gambe per mantenere unito il suo corpo e altri pezzi ancora per sorreggere il suo collo. I dottori le dissero che non avrebbe camminato più, ma mesi dopo la sua riabilitazione è migliorata giorno dopo giorno fino ad essere totale. Soltanto 5 mesi dopo questa giovane ragazza ha ottenuto un contratto da modella. Robert Evans. Sopravvivere ad un solo incidente può essere un miracolo per la maggior parte di noi, ma non per Robert Evans. Una sera di settembre del 2008, Evans è stato colpito da un veicolo e ha rischiato di morire. Robert è stato mandato all'ospedale, nel quale è stato dimesso il giorno dopo alle 3 di notte. Dirigendosi verso casa, ha deciso di prendere una scorciatoia passando da un passaggio a livello. Poi, una tragedia ha colpito questo pover'uomo e un'altra volta è stato colpito da un treno. Per miracolo, Robert è sopravvissuto 2 volte con ferite lievi. Roy Sullivan. Ma perché il fulmine sembra accanirsi in questo modo con Roy Sullivan? Nessuno lo sa, nessuno, nemmeno gli scienziati di tutto il mondo, che rimangono tutti senza voce ascoltando le sue disavventure. Infatti, come possiamo spiegare che un uomo, peraltro dei più comuni, sia già stato vittima degli assalti dei fulmini per 7 volte? Questa cosa sembra incredibile, eppure è vera. Vera a tal punto che viene ormai soprannominato Roy Sullivan l'uomo parafulmine, facendone anche, secondo il noto Guinness dei primati, l'uomo più colpito dal fulmine del mondo. La cosa più inquietante in questa storia, oltre al fatto di essere stato colpito per 7 volte, è che Roy sia sempre riuscito ad uscirne vivo, però le sue vicissitudini hanno comunque lasciato qualche strascico ben visibile nella sua vita, dato che tutto il suo entourage, il suo cane incluso, rifiuta ormai di uscire in sua compagnia, lasciando il pover'uomo vivere, in più della sua triste angoscia, un isolamento dei più pesanti. Ancora oggi molti dei suoi cari insinuano che tali disavventure non possono essere altro che la conseguenza di una maledizione potente, e benché gli scienziati non possano confermare questa teoria, a volte capita loro di credere che questa ipotesi potrebbe proprio essere la soluzione a questo mistero incredibile. Juana Maria. Sei già sopravvissuto 18 anni su un'isola? Juana Maria sì. In seguito ad un conflitto non molto bello tra una tribù indiana nell'isola di San Nicolas e dei prigionieri russi nel 1835, dei missionari proposero agli indiani sopravvissuti di aiutarli a lasciare l'isola per rifugiarsi sul continente. Solo che, a causa di una tempesta, la barca fu costretta ad anticipare la sua partenza, lasciando dietro di lei una donna da sola sull'isola. Dei cacciatori di lontre di mare sbarcarono sull'isola 18 anni dopo, trovando questa indiana
indiana che indossava un vestito di pelle di cormorani e che viveva in una capanna fatta d'ossa di balena. Accettò di tornare con loro e si stabilì da uno di essi, George Endeavor, prima di morire qualche settimana dopo per una malattia intestinale, contratta probabilmente dopo il suo cambio di alimentazione improvviso. Venne battezzata dandole il nome cristiano di Juana Maria prima di essere sepolta. Oggi nessuno si ricorda del suo vero nome. Erano 10 persone che sono sopravvissute all'impossibile. Facci sapere le tue impressioni nei commenti. E a presto! I'm not asking for your thoughts.